Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Duecento anni fa ho cominciato una partita a scacchi. Quando la morte è arrivata al mio cospetto, io ero già pronto. Avevo messo in pratica uno stratagemma per costringerla ad accettare una sfida con la mia anima immortale in palio, come in quel vecchio film con quell'attore svedese. Rassegnatevi, non vi dirò mai in cosa consisteva. Per la sfida non potevo non scegliere gli scacchi. Dopotutto mi reputo un ottimo giocatore. E devo ammettere che ero curioso di cimentarmi con un'entità ultraterrena. Nella peggiore delle ipotesi, avrei allungato la mia vita fino a quando mi avrebbe dato scacco matto. Sono anche stato abbastanza spavaldo da concedere i bianchi alla mia avversaria. La mia tutrice non ha potuto fare altro che accettare. Si è messa seduta di fronte a me e mi ha detto: "Quali sono le regole? Un teschio non può avere un'espressione. Ma potrei giurare di aver visto una smorfia di rassegnazione." 200 anni fa ho cominciato una partita a scacchi. È da allora che me ne sto seduto qui a fissare la scacchiera, le pedine ancora al loro posto. Ormai conosco a memoria ogni singolo granello di polvere e venatura del legno. La morte non ha ancora fatto la sua mossa d'apertura. Si limita a massaggiarsi il mento ossuto e a grattarsi poco al di sopra della tempia. Certe volte sembra stia per afferrare un pedone, ma poi ritrae subito la mano scuotendo la testa. Prima di iniziare a giocare, stavo morendo per un tumore ai polmoni. Ora, ogni volta che provo a respirare, è come inalare del plasma bollente. Ho contratto il Parkinson 100-150 anni fa, insieme a decine di altre malattie, e mi tengo stretto alle ginocchia per non tremare troppo. Oggi, per la prima volta la mietitrice ha alzato il volto verso di me. Le sue orbite vuote hanno incontrato il mio sguardo. Ha inclinato la testa di lato e ha detto: "Perdonami, quali hai detto che sono le regole? Un teschio non può avere un'espressione, ma potrei giurare di aver visto un ghigno."